Eccoci, allora, per ricordarvi il prossimo appuntamento tra qualche istante, un dibattito dal titolo Nilde Iotti, la riforma della politica e delle istituzioni, con Alfredo Reichlin, Maria Pia Garavaglia, Sonia Masini e Livia Turco. Poi ci prenderemo una brevissima pausa, ci ritroveremo qui nella Sala Viola Torre alle 21 per parlare di cooperazione e di integrazione con Livia Turco, Giorgio Tonini, Andrea Riccardi. Coordinerà il tutto Stefano Marroni e poi vi ricordo alle 22 a chiudere anche questa giornata per la rubrica Italia Bene Comune parleremo di criminalità con Giancarlo De Cataldo, l'autore di Romanzo Criminale, con Carlo Bonini di Repubblica, alle 22 qui nella Sala Pio La Torre. Per il momento parliamo di politica e di istituzioni. A più tardi. Buonasera. Siamo qui per, io sono Livia Turco e siamo qui per un dibattito speciale dedicato ad una donna speciale che ha fatto la storia del nostro paese e che credo sia nel cuore di questa città, Nilde Iotti. A parlare di Nilde Iotti ci sono delle persone altrettanto speciali come Alfredo Reichlin, che con Nilde Iotti ha condiviso la storia del nostro paese. Maria Pia Garavaglia ci dirà come ha conosciuto Nilde Iotti, democristiana, comunista. Poi la presidente della provincia di Reggio Emilia che conoscete, Sonia Masini. E poi abbiamo chiesto a Monica Morini di essere presente. Monica Morini, chi è di Reggio Emilia e non solo di Reggio Emilia, la conoscerà. Il Teatro dell'Orso di Reggio Emilia, che ha fatto uno spettacolo bellissimo. Nilde Iotti, una donna della Repubblica. E a Monica chiederemo non di farci questo spettacolo, che è un bel monologo, però di leggerci alcune cose. Nilde Iotti per me è stata un po' una madre politica, e non dimenticherò mai neanche quei suoi sguardi di complicità materna in alcuni passaggi difficili. Per esempio, quando nella riunione del Partito Comunista, che era una sede autorevolissima di 40 esponenti, in cui le donne eravamo due o tre, e io ero appena arrivata responsabile delle donne del PC, e approvammo la Carta delle Donne, quanto mi fu indispensabile quel suo sguardo e quella sua alleanza. Oppure quando ministre del governo dell'Ulivo
arrivavamo in Parlamento e lei, sempre presente al suo scranno, ci seguiva con uno sguardo orgoglioso, complice, materno. Però, ecco, non credo che si possa parlare di Nilde Iotti soltanto in termini di affetto, di nostalgia. Io ho molto affetto e molta nostalgia, ma non è solo questo il sentimento e non è neanche soltanto l'eredità che Nilde Iotti ci ha lasciato. Noi abbiamo voluto parlare di Nilde Iotti con un titolo preciso, la riforma della politica e delle istituzioni, perché mettere l'accento proprio sulla riforma della politica e delle istituzioni ci consente di ragionare su quello che io credo sia la cosa più importante, vale a dire la modernità del pensiero di Nilde Iotti proprio sul tema della politica e delle riforme istituzionali. Lei è stata lungimirante, anticipatrice. Se uno va a leggersi i suoi discorsi parlamentari, resta colpito di come una donna che ha fatto la Costituzione, che è stata tra quelle che hanno redatto il testo costituzionale e che dunque ha difeso tenacemente la Costituzione, sia anche quella che ha parlato della necessità, nella sua seconda parte, di innovarla per rendere le nostre istituzioni più efficaci e più adeguate ai tempi, soprattutto più capaci di decidere. Ecco, io vorrei sottolineare questo aspetto, la modernità di Nilde Iotti, nella sua capacità appunto di parlare di riforma delle istituzioni. Penso al modo insistito con cui lei parlava di Senato delle Regioni, di riforma dei regolamenti parlamentari, tutti temi ancora sul tappeto e non risolti. Ma Nilde Iotti ci ha lasciato anche un'altra eredità e c'è un altro tratto della sua modernità, soprattutto in questi tempi bui, in questi tempi in cui ci è sentito sentire una Santanchè paragonare Nilde Iotti a quella signora innominabile che sta in Consiglio regionale della Lombardia. E in questi tempi bui, Nilde Iotti è anche l'esempio di una qualità della politica. A me piace parlare della eleganza della politica. Sì, Nilde Iotti era portatrice di una politica elegante. Elegante perché colta, elegante perché curiosa, elegante perché lei ci sollecitava a essere eleganti anche nel vestire. Io mi ricordo i rimbrotti che mi fece perché non ero sempre a posto. E perché lei diceva le persone, anche i ceti popolari, noi che rappresentiamo i ceti popolari dobbiamo essere colti ed eleganti. Ma l'eleganza profonda era l'eleganza dell'animo, di chi concepisce la politica colta, profonda, ma vicinissima ai lavoratori, alle lavoratrici, alle donne. Lei è stata così, è stata una donna colta, profonda e popolare. Non a caso credo che non dimenticheremo la interminabile processione di persone che andò a salutarla a Montecitorio. Ecco, questa modernità di Nilde Iotti. E vorrei proprio cominciare da Alfredo Reichlin, che con lei ha condiviso la storia del nostro paese, per chiedergli una sua riflessione, una sua testimonianza, un suo ricordo, un suo pensiero su Nilde Iotti. Sì. Non so se... Ecco, perfetto. Ma sì, anch'io sono... Tra l'altro mi sono perso gli appunti, ma questo non ha importanza. Il problema di ieri, oggi, del rapporto personale e del tema politico, vorrei dirlo in poche parole. Innanzitutto consentitemi di parlare di Nilde, io sono stato un suo grande amico. C'è un episodio che voglio raccontare, perché non l'ho mai raccontato. 1947, la Costituente, si discuteva
sulla la formazione della Costituzione. Togliatti aveva intorno a sé un gruppo di giovani parlamentari, e tra questi c'era Nilde, che credo non avesse neanche 30 anni. Era una giovane, bella donna parlamentare che veniva da Reggio Emilia. Io anche ero un ragazzo, perché avevo 47, avevo 21 anni, ma siccome sapevo un po' tenere la penna in mano, facevo i resoconti del lavoro della Costituente. E quindi ho vissuto tutta quella straordinaria stagione, quella discussione altissima tra Togliatti, Dossetti, Moro, De Gasperi. E lì l'episodio che voglio raccontare Nilde è questo, che a un certo punto io ho visto nascere l'amore di Togliatti per Nilde. Chiaramente Togliatti si era innamorato della Iotti. E allora, che cosa succedeva? Che finita la seduta della Camera, Togliatti e la Iotti cercavano, sgattaiolavano e per andare a mangiare una pizza in una delle trattorie intorno alla Camera. E invitavano me come paraninfo. Chiaramente io non c'entravo niente, ero la copertura. Ricordo di, insomma, questa cosa forse bisognerebbe. Dopodiché, su Nilde avrei tante cose da raccontare, sulla sua figura. La sua figura, l'ha già detto Livia, per me è la nobiltà della politica. Togliatti entrava alla Camera, e così anche i democristiani, con la cravatta in doppio petto. Si sentivano investiti dalla responsabilità di rappresentare il popolo italiano. La Camera dei Deputati, questo luogo vilipeso, ridotto dal Corriere della Sera al luogo, in parte anche vero, questo luogo in cui ci si dava del lei tra comunisti e democristiani. Questo luogo che Nilde Iotti ha interpretato al meglio. Nilde Iotti è stata il volto del Parlamento. La sua presidenza della Camera è stata di una autorità senza precedenti. Io mi ricordo, e non faceva sconti a nessuno, mi ricordo durante la difficile discussione e battaglia sui punti, sull'abolizione dei punti della scala mobile. Allora Togliatti era già morto, lei era presidente della Camera, io ero il braccio destro di Berlinguer. Berlinguer sapeva della mia amicizia con Nilde e mi pregò di parlare con Nilde perché volevamo sabotare il decreto Craxi, prolungarlo il più a lungo possibile. Beh, mi ricordo la risposta della Iotti. Gelò Berlinguer, perché lei era la presidenza della Camera ed era la nobiltà della politica. Ciò di cui oggi più si sente il bisogno. La politica intesa come assunzione di responsabilità verso il paese, verso la gente, verso la povera gente, verso chi ti ha eletto, non la politica per te. C'è qualcosa, sbaglio, adesso dico una cosa sbagliata, ma che ricorda un po' il servizio, poi qualche cosa come il prete. Il deputato era un prete laico che era al servizio di qualche cosa ed era evidente, palpabile in un personaggio come Nilde. E se vogliamo, voglio essere brevissimo, chiudo, e se vogliamo parlare di un rapporto tra ieri e oggi, oltre a questo che
ho fatto e che è polemico, voglio dire un'altra cosa. Voglio dire che Togliatti e Nilde mi hanno spiegato una cosa che secondo me non è tanto chiara, ma che invece oggi è più importante che mai, cioè l'importanza del regime parlamentare, del regime dei partiti, del Parlamento. Perché? Per una ragione di fondo, semplicissima. Perché il Parlamento è l'unico luogo dove le classi subalterne hanno gli stessi diritti non solo dei padroni, ma anche degli intellettuali, di questa gente che oggi si candida a governare. Loro non sono niente. Dove sono oggi le classi subalterne? Chi le rappresenta a livello dello Stato? Cioè, in modo tale che esse possano pesare sulle decisioni dello Stato e non possano soltanto votare o esprimere un gradimento in una primaria o non so che cosa, in un referendum. Questa era l'idea del Parlamento. Io ricordo tanto chiara questa che mi ricordo la polemica perfino di Togliatti con Nenni, quando ci fu la discussione della Repubblica dei CLN. No, Togliatti, sì, no, noi siamo una Repubblica parlamentare, e chi vuole ricordarsi queste cose, lo scontro con la nostra delegazione del Nord, lungo e compagni, sulla natura del regime politico italiano. Perché noi abbiamo voluto un regime parlamentare? Perché sentivamo che nelle condizioni dell'Occidente quello era il modo attraverso cui le classi subalterne, come è avvenuto in quegli anni, potevano non solo far sentire la loro voce, ma decidere, partecipare alle vere decisioni, cioè alle decisioni dello Stato. Per me Nilde è l'immagine, la presidente della Camera. Questo è Nilde Iotti. E questo è il ricordo che voglio, che è nel mio animo, il mio ricordo di lei, oltre a tante altre cose. Grazie. Basta. Grazie a Reichlin per averci ricordato l'aspetto umano e questo insegnamento sulla qualità della politica. Maria Pia Garavaglia, come hai conosciuto Nilde Iotti? Cosa hai condiviso? Io so una cosa in particolare che mi piacerebbe la raccontassi. Grazie. Grazie Livia. Io verrò a Reggio Emilia a parlare di Nilde Iotti per l'eternità, se voi mi inviterete, perché per me lei è un monumento del nostro sistema democratico. Dal punto di vista della donna, è la donna ideale che fa politica, se sarò capace di spiegarmi lo dirò. E ero una giovane democristiana, quindi anche il rapporto fra una... Allora ero giovane, sul serio vorrei dire una giovinetta, e la zarina, per me questo non era dispregiativo, era proprio la sua eraticità. L'hanno raccontata bene prima sia Livia che Reichlin. Nella persona interpretava il ruolo, colleghe, amiche e compagni. Guardate che abbiamo abbassato il livello attraverso un linguaggio sguaiato. Abbiamo accontentato Stella, Rizzo, invece di reagire al fatto che non erano in gioco le nostre persone, che non sono nessuno. Era in gioco, nel dare discredito alle istituzioni, quel Parlamento che ha quelle funzioni dette poco fa da Reichlin. Il Parlamento democratico è il Parlamento che controlla anche i governi e anche i governi tecnici. E io ho provato a essere un governo tecnico, ma era il governo di Ciampi, scusate se è poco. E quindi ho in mente un rapporto col Parlamento che sono andata a rivedere nelle carte, ma siccome l'ho vissuto, racconterò anche i rapporti umani. Forse stasera, vedo il tempo che passa, può darsi che dica una cosa che anch'io non ho detto mai, ma proprio mai a nessuno. Qualche volta si può togliere
un sassone dalle scarpe davanti al pubblico della festa del Partito Democratico. Ero questa ragazzotta, andavamo dello stesso parrucchiere, in via delle Convertite, da Paolo Scarabello, e vi ricordate com'era pettinata? Magnificamente. Ma dalle ridalle le abbiamo fatto cambiare pettinatura. La riga in mezzo e due onde ai lati. Non si ritrovava, dopo alcuni mesi è tornata alla sua pettinatura che davvero le aggiungeva autorevolezza. Non sembrava più lei con la pettinatura cambiata. Parlavamo di tante cose, alcune può darsi che prima o poi potrò dirle da qualche parte, non tutte, perché nonostante la differenza d'età e la differenza di rango, sapevo bene io chi ero rispetto a Nil Deiotti, ma abbiamo avuto confidenze, mi vedeva in aula con una giacca, mi chiamava sul suo scranno per dirvi la femminilità che non è venuta mai meno. Anch'io conoscevo quell'episodio per cui Togliatti aveva detto: compagne, guardate Nilde, vestitevi un po' bene. Ma l'ho avuto anch'io quello che l'ha detto a me. Castagnetti l'ha detto a me. E Piccoli l'ha detto alla Marietta Martini e alla Tina Anselmi. Quindi abbiamo avuto degli uomini che ci tenevano d'occhio in maniera positiva affinché fossimo adatte alla dignità del ruolo che vestivamo e alla dignità del luogo che frequentavamo. Quando sono entrata la prima volta a Montecitorio ho creduto di entrare davvero in una chiesa, proprio in una chiesa. Ho avuto lo stesso sentimento di rispetto e l'ho mantenuto sempre. Per cui quando uno è debosciato, sappiate che lo è anche di testa e non vi rappresenta bene neanche voi se vuole andare senza cravatta, con le ciabatte in Parlamento. Allora, questa Nil Deiotti veniva dall'Università Cattolica, come me. C'è stato un momento nel quale non veniva rinnovata la convenzione, parlo di politiche e riforme, non veniva rinnovata la convenzione con il Gemelli. Il Gemelli voleva dire 1500 posti letto. Per Roma e per il Lazio e per il sud dell'Italia era una cosa grandiosa. Io, avendo fatto il 68 alla Cattolica, al mio rettore dissi: Lazzati, chiudi. Quando mancano 1500 posti letto a Roma si accorgono tutti. E lui mi ha detto: un cattolico non può farlo mai. Sono andata da lei e gli ho detto: la nostra Università Cattolica è in difficoltà. Ha parlato lei con il governo, era Cossiga, e abbiamo fatto la convenzione. Questi nostri parlari però mi conducevano a tante altre cose. Avevo scelto un ufficio in quella zona che si chiama Vicolo Valdina. È quella zona dopo il Giolitti, in quella piazzuola che è un ex convento di una bellezza unica, e c'era una chiesa. Ho chiesto ai commessi di farmela vedere, era un magazzino, è un gioiello del romanico puro. Sono andata da lei e gli ho detto: ma abbiamo una chiesa di una bellezza unica, forse dovremmo restaurarla ed aprirla. Ho detto: io magari scendo qualche volta dall'ufficio e sto a leggere in chiesa. E lei l'ha fatto. Quindi quella chiesa è stata riaperta da Nil Deiotti. Poi, Vicovaldina, sì. Poi quando lei purtroppo non fu più presidente, arrivò la Pivetti, e alla Pivetti cattolicona sono andata a chiederla di farla anche fungere, quindi adesso c'è un cappellano. Vi dicevo che cambiavamo anche la giacca, mi diceva: com'è quella giacca, dove l'hai presa? Vedevo ce n'è una che ve lo dico perché ci saranno fotografie con quella giacca. Era bianca con tutte le rose nere. E le ho detto: qualche volta capitiamo in aula insieme, se non mi dici che la indossi. E le ho detto: avremo la stessa giacca in aula. Aveva questa spontaneità che non rendeva mai meno alto e nobile il suo ragionamento. La riforma della politica e dell'istituzione, care amiche e compagni, passava esattamente attraverso anche la figura. Racconto tre cose perché vedo che il tempo passa. Abbiamo fatto, e c'ero con lei, la legge sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, perché il coté umano femminile, quello per cui lei in una direzione famosissima ottenne ciò che nessun'altra donna avrebbe ottenuto senza lo sguardo di Nilde che ti ha dato coraggio, non perdeva mai il pezzo femminile.
eravamo tutte parlamentari, allora anche la Bonino, che adesso è la mia vicepresidente al Senato, aveva presentato un emendamento per cambiare quella norma che al Senato era stata introdotta, che nessuno dei due sessi dovesse essere meno dei due terzi. E la Bonino, come dice ancora adesso, riteneva che era una norma di tutela e le donne non hanno bisogno di tutele. Nilde Iotti si è alzata a fare la dichiarazione di voto e ha detto: parlo per il mio gruppo, ma parlo anche per tutte le donne. Sarà vero che non hanno bisogno di tutele, sono capaci da sole di tutelarsi, ma questa è una norma di garanzia, da un input. E se c'era qualcuno che non aveva bisogno di input, era lei ed io, perché su sponde diverse eravamo arrivate, non avevamo bisogno né delle quote né delle garanzie, però quelle che erano arrivate dovevano far la strada per quelle che venivano dopo. E quindi quell'emendamento della Bonino fu bocciato. La riforma istituzionale, lei è stata quella che ha avuto più successo, proprio per le carte, ad tabula spariamo, non solo per amore, per affetto e per rimpianto. Ha presieduto dal 93 al 94 la commissione bicamerale. Ma nel 93, lei è entrata in servizio il 10 di marzo del 93, stavamo già discutendo la seconda parte della Costituzione e dovreste leggere l'incipit con cui ha parlato della riforma della Costituzione, dove richiamava tutti allo spirito con cui si era fatta la Costituzione con l'Assemblea Costituente, cioè senza nessun convincimento di base, né il giusnaturalismo né lo storicismo. Aveva usato un'espressione bellissima: fu un incontro tra forze con una comune esperienza politica e non con una comune esperienza ideologica. Che tristezza che è stata l'ultima settimana di luglio al Senato. Non sapevano che stavamo toccando la Costituzione, cioè la Bibbia laica. Altro che cercare il massimo del consenso, avevano cercato lo scontro specifico su una cosa su cui Nilde Iotti si era espressa chiarissimamente. Nilde Iotti era a favore del federalismo e chiariva i punti. Non voleva che ci fosse la sovrapposizione di materie che fossero concorrenti, perché poi litigano. Lo Stato si interessa di ciò che è nazionale e internazionale. Regione, province e comuni si interessano del profilo locale, perché non c'è un comune uguale all'altro. E quindi chiedeva che l'autonomia fosse flessibilità. E quindi il Senato, non il Senato approvato da PDL e Lega in luglio. Il Senato non doveva essere delle garanzie. Le garanzie, dice, la dà la fiducia al governo. Il Senato deve avere una rappresentanza delle regioni e non di secondo livello, la rappresentanza diretta. Perché se fosse un Senato di garanzie, in pratica né la Camera né il Governo sarebbero mai responsabili e ci sarebbe una continua querela con la Corte Costituzionale. Diceva: chissà quanto deve lavorare la Corte Costituzionale. E oltre a queste riforme che vi ho detto in maniera sommaria, ha partecipato a una delle riforme a cui io sono personalmente più affezionata, che è la riforma del diritto di famiglia. Lì c'erano anche delle spine del suo fianco, del suo partito, rispetto alla famiglia e rispetto ai figli nati fuori dal matrimonio. E nonostante fosse una legge bellissima, la considero ancora tale, non erano riuscite a togliere il delitto d'onore, che era davvero un marchio per le donne. Il codice penale, che è il codice più severo di un paese, per le donne era severissimo, per l'adulterio, per gli uomini era addirittura un attenuante. E ho avuto l'onore di essere io la relatrice che ha cancellato il delitto d'onore dal nostro codice penale. E dico l'ultima cosa che non avevo mai detto, perché non volevo tanto vantarmi. Noi abbiamo avuto un lunghissimo dibattito sulla violenza sessuale e fu approvata la legge quando io oramai non ero più un parlamentare, perché ero al governo nel 93. Ma io ero, per così dire, la controrelatrice dell'Angela Bottari, che era la relatrice. E ci fu un episodio che mi toccò molto. Io sono stata una scout per 18 anni, ho fatto i campi, e un'estate un mio bambino veniva molestato da una vecchiaccia.
ho chiamato Emilio Alessandrini, che era un caro amico, per mia mamma era un figlio, quel magistrato ucciso dal figlio di Marco Donacatè, che strane relazioni nella vita, il figlio di un mio amico che ammazza un amico caro. Ho chiamato Emilio Alessandrini e ho detto: cosa faccio? La denuncio? Lui mi ha detto: guarda Maria Pia, tu non hai idea di che cosa accadrà a questo bambino in un processo. Se non è seguito da una famiglia che è in grado di creargli protezione, i bambini è meglio che sia non una procedura d'ufficio, ma su denuncia di parte. Allora io in aula ho fatto tutta una chiacchierata a dimostrazione che per i minorenni era meglio che ci fosse la denuncia di parte, o i genitori, o il tutore, o chi ne aveva. Il voto era segreto, ho vinto, anche il PC era, aveva votato il mio emendamento. Sono uscito, c'era la Miriam Maffai e mi ha detto: cosa hai fatto? Dico: ho vinto su un emendamento che mi stava a cuore. E mi ha detto: è uscito il paietta, ha detto: avessimo noi una ragazzotta come quella. E così è incominciata un'altra amicizia con la Miriam Maffai, che vale la pena che stasera ricordiamo, che è stata una donna notevole anche lei. E oggi è un giorno notevole per chi è giovane, non lo sa neanche, ma è 20 anni che abbiamo pacificato anche un pezzo del nostro paese, cioè il Trentino Alto Adige, e il nostro presidente Napolitano, a cui di nuovo va un grande applauso, ha ricevuto un premio per il come sta interpretando adesso le... E infine Turco-Libia, se vuoi un'ultima cosa della Iotti te la dico, che non l'ho detta mai neanche a te, perché si sta ripetendo pari pari. In questi giorni il decreto sulle tasse, le bibite, il gioco, che lobby ci sono dietro, inimmaginabili. Dietro al gioco potete immaginare cosa c'è. Il governo Cossiga aveva un decreto fiscale e c'era Raikrim. Perché è successo il contrario di ciò che ha detto lui prima con Berlinguer. La Fiat, perché aumentava la benzina, tutti gli alcoli perché aumentavano i superalcolici, insomma c'erano lobby pazzesche. Abbiamo votato la fiducia è nominale, passi, sì, 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 e questo decreto era passato. Poi c'era il voto segreto e c'erano i franchi tiratori, ve lo ricordate? Gaspari, che era seduto dietro di me, mi picchia in testa e mi dice: vai a cercare la gente. Vado ai telefoni e c'è Balsamo, dico: ministro, venga a votare. E quello era al telefono, è rimasto al telefono. Sono andata alla buvette, c'erano alcuni che bevono il caffè, sono rimasti al caffè. Avevano richiamato, perché era un decreto importante per Cossiga, per il governo. Giuseppe Zamberletti è tornato dalla Cambogia. Dell'Andro era sul portone, la Maria Pia Garavaglia entra di corsa in aula, intanto che Nilde Iotti sta dicendo: dichiaro chiusa la votazione. 191 a 192. Il governo cadeva anche se votavo io, 192 pari, per il governo doveva averne uno in più. Per il Corriere della Sera non sono stati gli 80 franchi tiratori. Il titolo era: Garavaglia fa cadere il governo. Io esco piangente, perché Cossiga era un grande amico, c'era lì Marcora, che era ministro dell'industria, e dice: perché piangi, che è caduto il governo? Peccato che non è merito tuo, perché doveva cadere, per dire purtroppo anche in termini economici, ma la Nilde Iotti, ecco perché ve l'ho raccontato, se no, la Nilde Iotti mi ha chiamato e mi ha detto: vieni qui a bere un caffè, sono stata la piangente come un, e mi ha detto: se avessi potuto chiudere la bocca fino a quando ti fossi seduta l'avrei fatto, ma ti sei resa conto che io stavo proprio dicendo la votazione è chiusa. È un atto di amore, credo, questo inimmaginabile, perché non era tenuta né a dirmelo né a giustificarmi. Questa era Nilde Iotti, voi l'avete conosciuta, ma vorrei che i giovani sapessero sempre di più chi è stata. Grazie. Nilde Iotti era una donna molto legata alla sua Reggio Emilia. Qui in prima fila ci sono le amiche di Nilde, e quindi sarà molto importante ascoltare cosa ci dice la presidente della provincia di Reggio Emilia. E tra l'altro
Noi abbiamo avviato con le istituzioni dell'Emilia, della comune, la provincia, la regione, la fondazione dedicata a Nilde Iotti e sono contenta, insomma, di poter dire che nei prossimi giorni, a fine settembre, qui a Reggio Emilia, grazie in particolare alla Presidente Sonia Masini, si avvierà un'iniziativa importante che è un corso di formazione rivolto ai giovani sul tema delle seconde generazioni. Quindi a te, Sonia. Allora, buonasera e grazie a chi mi ha invitato, perché in verità le personalità che sono qui stasera sono così importanti che da sole bastano a rappresentare il pensiero di Nilde Iotti, però io ho l'onore di presiedere la provincia che l'ha generata e di conoscere bene le amiche di Nilde hanno guidato molte generazioni, hanno formato molte generazioni e anche la sottoscritta, quindi io le voglio ringraziare perché non ho avuto la fortuna di poter frequentare direttamente Nilde Iotti, ma io posso dire che a Reggio Emilia noi l'abbiamo sentita sempre, al di là della nostra frequentazione personale, perché Nilde Iotti è stata una rappresentante autorevolissima dell'Italia, delle donne italiane, ma anche della parte migliore della sua terra. E io vorrei sottolineare i due aspetti che secondo me in questo momento andrebbero riproposti ai giovani, proprio nel momento in cui c'è questo tema del ricambio generazionale, della necessità che le giovani generazioni assumano responsabilità di governo. Io sono convinta che questo processo debba essere compiuto e sono convinta che se noi guardiamo anche la nostra storia recente, vediamo le esperienze importanti in cui ciò è avvenuto. Diceva Alfredo Reichlin, io avevo 21 anni, pensiamo che cosa accadde dopo la guerra. Le giovani generazioni presero in mano il destino del loro paese e quello fu un grande atto di responsabilità, di maturità, ma anche di generosità, come erano stati generosi durante la guerra e avevano combattuto duramente. Io mi chiedo, dov'è finita quella generosità che deve essere alla base dell'impegno civile, sociale e politico? C'è ancora? Oppure tutti gli anni trascorsi, il liberismo, il neoliberismo, il berlusconismo, hanno distrutto qualche fondamentale, hanno devastato molte coscienze? Mi chiedo questo, per quello che parlare di Nilde Iotti non significa parlare di un passato remoto, significa parlare del nostro impegno qui ed ora, delle nostre responsabilità. Parlare di una generazione non poi così lontana che ha guidato il paese, che lo ha riscattato, che lo ha fatto rinascere, ma che ha saputo farlo perché ha dato innanzitutto. E ricordare Nilde Iotti significa ricordare che prima di tutto lei ha studiato. Figlia di una famiglia modesta, non si è accontentata di quello che aveva. Certamente ha fatto sacrifici, come sacrifici credo abbia fatto la sua famiglia, però ha studiato. Quando si è presentata sulla scena politica, lei aveva una grande preparazione. Immagino cosa volesse dire allora frequentare l'Università Cattolica. E allora quei giovani non erano impreparati, ma non erano impreparati neppure coloro che non avevano studiato, perché chi non aveva la possibilità di studiare però cercava di imparare e aveva dentro di sé i fondamentali che sono il senso della vita, il senso delle relazioni con gli altri, il senso delle regole di una società. È per questo che hanno dato vita a una Costituzione che dura nel tempo, ma perché avevano dentro dei valori forti. Come avrebbero potuto scrivere quelle pagine che sono pagine universali ed eterne, perché parlano dei diritti delle persone, diritti inviolabili.
non hanno scritto certo delle battute, non hanno certo improvvisato e neppure hanno pensato alla comunicazione immediata, ma hanno pensato ai 50 anni successivi. Questo è stato il valore del loro lavoro e questo è stato il bene che ci hanno lasciato, e non hanno pensato solo per sé, ma per fare quello avevano la capacità di sacrificio, la voglia di impegnarsi ed un'altra cosa che anche oggi è preziosissima, in particolare per i giovani e per tutti. Avevano della politica un'idea visionaria, non si sono accontentati di gestire l'esistente e di dire oggi abbiamo fame, dobbiamo mangiare. Loro hanno pensato ad una politica che guardasse avanti e con coraggio hanno riformato. E io credo che leggere l'impegno istituzionale di Nilde Iotti significhi leggere l'impegno di una donna coraggiosa, che ha affrontato nella vita privata, ma anche nella vita politica e pubblica, le contraddizioni maggiori delle famiglie italiane, delle persone, della vita di ciascuno, senza paura, senza tirarsi mai indietro. È per questo che ha avuto i risultati che ha avuto, è per quello che è stata una riformatrice autentica, non si è mai accontentata di quello che c'era, vedeva le necessità e tentava di dare delle risposte. Pensiamo a tutto il lavoro fatto per avere la parità vera e per dare alle donne dignità dalla riforma del diritto di famiglia, e io dico anche, magari eravamo allora su sponde differenti, ma dico il diritto al divorzio. Anche sappiamo com'è andata, molti cattolici hanno riconosciuto quell'elemento come un elemento necessario perché andava a riparare situazioni disastrose che nelle famiglie generavano sofferenze. E però l'ha fatto sempre con una grande apertura, con una grande capacità di dialogo. Credo che in questo incarnasse Reggio Emilia, perché qui erano comunisti, eravamo comunisti, ma in verità molto aperti, mai chiusi e settari, nonostante le immagini che qualcuno ha dato o vuole dare di questa terra. L'esperienza di Nilde Iotti è l'esperienza di gente che il riformismo l'aveva dentro, che l'ha realizzato e che forse, più che il comunismo a cui si richiamava, ha realizzato un sistema socialdemocratico come in verità noi oggi leggiamo e vediamo. Quindi è stata una grande rappresentante della socialdemocrazia europea che ha dato dignità a questo paese, che ha aiutato a costruire il sistema di welfare e di protezione che ha difeso veramente i diritti delle persone. Io credo che non ci si dovrà fermare, che questo messaggio dovrà continuare ad essere tramandato e rielaborato, perché di questo c'è bisogno in un paese che rischia di perdere i messaggi forti e le lezioni forti, che rischia di essere devastato dalla semplificazione del pensiero, da una leggerezza che non è quella di Calvino, ma è una leggerezza che rischia davvero di addormentare le coscienze o di illudere i giovani verso percorsi che poi si rivelano fallaci. Io credo che dobbiamo ancora apprendere lezioni, ma guardare avanti, perché quel messaggio è un messaggio molto moderno. Nilde Iotti io non la vedo come una persona che appartiene al passato, la sento come una donna vicina della quale abbiamo ancora bisogno, perché le sue battaglie non hanno raggiunto ancora tutti i risultati e il cammino non è ancora del tutto compiuto, ma noi cerchiamo per la nostra piccola parte di guardare avanti con forza e con coraggio. Grazie. Bene, da Alfredo Reichling abbiamo sentito un messaggio molto forte sull'autorevolezza e la dignità della politica. Maria Pia Garavaglia, attraverso aneddoti, ha sottolineato l'importanza
di un'altra parola, il dialogo tra le forze politiche, oltre che il dialogo con i cittadini. Sonia ci ha parlato di un messaggio moderno da trasmettere ai giovani. Penso che sia bello concludere con Monica Morini che ci legge una parte del testo del suo Nilde Iotti, Una donna della Repubblica. Bellissimo. È stato un onore ed è stato emozionante quando Livia Turco ci ha chiamato a Roma, abbiamo incontrato i giovanissimi, perché credo che ci sia un valore nel trasmettere queste vite non solo a chi ha conosciuto passo per passo la parabola umana, politica di questa donna, ma forse anche per chi dice quali sono gli esempi emblematici. È davvero questo, come diceva Maria Pia Garavaglia, un monumento della Costituzione delle donne in politica in Italia. Io come donna devo ricordare delle cose mentre ho attraversato questa vita, e l'ho attraversata grazie alle testimonianze delle amiche di sempre che ho qua davanti. Nilde Iotti era figlia di un ferroviere che era un sindacalista e le ha detto: ricordati che devi studiare, perché loro sanno, non i fascisti, diceva, no, quelli sono solo mascalzoni, la classe dirigente sa, e anche tu devi sapere. E se per sapere devi andare anche dai preti, meglio i preti e le suore che i fascisti, poi capirai, diceva suo padre. Ecco, io ricordo in uno di questi incontri Giorgio Frascapolara, che è stato il suo addetto stampa, molto generoso nella memoria, che diceva che il giorno in cui Nilde Iotti è diventata presidente della Camera, le manifestazioni di solidarietà anche fuori dalla Camera sono state molto, lei inaugurava una mostra e due suore le corsero incontro per abbracciarla, perché riconoscevano la dignità di una donna che era arrivata ai vertici della rappresentanza della Repubblica. E così che trovo emblematico che la madre di Nilde Iotti non abbia fatto la terza elementare e che dentro la sua vita c'è il cammino di emancipazione di tutte le donne. Allora io chiudo e vi leggo con le sue parole che lei lasciò ai giovani in un incontro a Monteveglio parlando della Costituzione. Lo trovo, eh? Ho avuto la fortuna di far parte dell'Assemblea Costituente, di far parte della Commissione dei 75 e di quella prima sottocommissione che preparò l'Assemblea. E devo dire che, a differenza del professor Dossetti, che fu uno dei protagonisti di quell'Assemblea, io sono stata, salvo che per qualche momento, soprattutto un'ascoltatrice. Ma quell'esperienza è stata per me, che avevo solo 26 anni, la più grande scuola di politica a cui abbia mai avuto occasione di partecipare. Ed era talmente forte da parte mia anche il rispetto verso uomini così pieni di storia, di cultura, di saggezza. Erano talmente alti e acuti la curiosità insieme lo sforzo per conoscere e per capire le idee che stavano venendo alla luce, che, ripeto, sono stato soprattutto un'ascoltatrice. Ciò non di meno, potrei raccontare le vicende di quell'assemblea e di quella prima sottocommissione senza ricorrere a suggerimenti di sorta, seduta per seduta, perché vi sono in quella parte prima della Costituzione alcuni principi fondamentali che rappresentano il nucleo essenziale dell'ordinamento vigente, la cui modificazione potrebbe portare a una trasformazione del regime attuale, ivi compresa la forma dello Stato. Il principio della sovranità popolare e della democraticità della Repubblica, il principio di inviolabilità dei diritti umani, il principio di solidarietà, il principio di uguaglianza, perché a differenza di costituzioni di altri paesi, nella nostra Carta l'affermazione dei diritti di libertà, dei diritti di uguaglianza, del diritto al lavoro è sempre accompagnata dalla previsione di un impegno dello Stato e della società perché questi diritti non restino solo una garanzia formale, ma diventino un concreto obiettivo che la Repubblica è tenuta a raggiungere. La modifica di questi principi, a mio giudizio, vorrebbe dire ritornare indietro, e non so verso quale tipo di Stato o di Repubblica.
credo che su questa parte della Costituzione la posizione debba essere molto ferma. Hanno detto che dietro la mia cortesia io nascondessi il pugno di ferro. Ma sono stata presidente della Camera in anni difficili. L'Italia stava vivendo un periodo molto complesso, c'era l'emergenza del terrorismo. L'assassinio di Moro aveva tolto all'Italia uno dei suoi cardini politici. Cresceva la crisi di rappresentatività dei partiti e le Camere, a causa di questa crisi, non riuscivano più a decidere. E si poneva per la prima volta il problema della costruzione di nuove procedure democratiche. In questi anni lo scontro delle idee è stato così forte, così profondo, che ha educato alla tolleranza, alla comprensione degli altri. Anch'io ho imparato a praticare il sentimento della tolleranza, quella di Voltaire. Occorre ascoltare, capire a fondo le ragioni dell'altro, sempre. Dicono che un mio difetto sia l'ottimismo, ma io pecco di ottimismo come tutti i comunisti. Noi crediamo con grande forza che mobilitando gli uomini e le donne, combattendo per le idee che sono di sopravvivenza dell'umanità, sia possibile ottenere dei risultati concreti. Io ho fiducia nel popolo e nelle sue capacità di comprendere i problemi. Il mio è l'ottimismo della volontà. Mi chiedono anche che parte abbia l'amore nella mia vita. L'amore è una parte essenziale dell'uomo. Senza amore avremo un uomo molto triste. E non parlo solo dell'amore fra uomo e donna. L'amore è il modo di uscire da se stessi, di legarsi agli altri. È un sentimento che ha un contenuto straordinario. Questo sentimento d'amore lo provo per le idee per cui mi batto. Lo provo per il mio paese, che vorrei vedere diverso da quello che è. Verso mia figlia, i miei nipoti, i miei compagni, poi in fondo verso ogni creatura che incontro. Io avverto sempre di più che siamo tutti parte di qualcosa di comune, che abbiamo la stessa sorte. Io ho l'impressione di essere stata una donna fedele a un impegno che ho preso verso me stessa, un impegno preso da quando ho cominciato a essere una persona. Ma nessuno che fa politica è soddisfatto del suo lavoro. Ma continuo a guardare alla politica come alla più alta delle eredità. La vivo oggi con lo stesso impegno, con lo stesso entusiasmo di quando ho cominciato. Credo nella politica come strumento indispensabile per cambiare la società e per difendere nuove idee. Abbiamo parlato delle donne, del grande cambiamento che abbiamo vissuto. Come sarebbe stato possibile senza la politica? Alle donne, alle mie compagne, alle amiche, credo di aver lasciato in eredità la vocazione a coltivare un'autonomia di pensiero e rispetto per se stesse e per le istituzioni. Oggi ci aspetta un periodo povero di speranze e di certezze, ma in questa confusione generale intravedo la possibilità reale che sbocci qualcosa di nuovo e positivo. Vedo grandi potenzialità nei giovani, il loro impegno non ideologico ma ideale, la loro capacità di iniziativa e di lotta mi confortano in un periodo di difficoltà come questo. Ma anche a loro dico ciò che il poeta Luzzi disse a me: state attenti e non vi illudete, tenete gli occhi bene aperti, anzi, mi correggo, teniamo gli occhi bene aperti perché non sappiamo quello che succederà. Ecco, io concluderei nello stesso modo: teniamo gli occhi bene aperti. Dietro di noi abbiamo un passato che ha bisogno di essere analizzato in ogni suo aspetto e soprattutto studiato nei momenti più drammatici, ma non cancellato. Nessuno di noi può chiudere gli occhi o illudersi. Dobbiamo impegnarci con tutte le nostre forze, con tutto ciò che ci viene dal nostro passato più glorioso. Teniamo gli occhi aperti. Grazie per avermi ascoltata.
Grazie a Livia Turco, che è generosissima e ci sta seguendo in questo percorso di memoria su Nilde Iotti e sulle donne che fanno politica. Grazie. Abbiamo concluso ascoltando le parole di Nilde Iotti, perché la cosa bella di questo monologo che ha costruito Monica Morini è che sono le parole di Nilde Iotti. E posso dirvi l'impatto straordinario che ha avuto in quella mattinata con quei giovani. Abbiamo proposto questo spettacolo in un'assemblea di giovani ed è stato davvero molto emozionante, ci ha dato fiducia e quindi penso che sia giusto concludere questo incontro bello dedicato a Nilde Iotti con il sentimento della fiducia. UDEM, la prima TV politica italiana, la TV del PD, la televisione che ti racconta la vita del più grande partito politico italiano come nessun altro fa. News, approfondimenti.